Da tempo volevo prendere un paio di cuffie nuove e volevo prendere le Monoprice Monolith M1060. Però siccome sono spesso introvabili e faticano a trovarsi in offerta, la mia scelta è ricaduta sulle M1070. Trovate in mega sconto sopra Amazon. Vi lascio comunque il link in descrizione, magari fate a tempo ancora voi a prenderle in offerta. Quindi brevissimo unboxing e primissime considerazioni a caldo. Questa dovrebbe essere la fattura. Ed ecco qua, apriamo subito. Allora, bella scatola. Vediamo com'è dentro. La custodia è veramente un optional gradito. Le Monolith, devo dire che sono abbastanza grandi proprio come cuffie. Rispetto alle Sundare che ho qui, sono molto grandi. L'odore non è male. Sono belle, sono grandi. Allora, io ho provato anche le M1060. Ora proverò queste qui. Questo non me l'aspettavo. Poi vedrò come applicarle. Non sono dei ricambi. Allora, le voglio provare un attimo subito così. Sono molto più comode delle M1060. Le M1060, quando fate questo, si piegano tutte quante. Non sono per niente rigide, sono molto morbide. Sembrano molto più delicate di queste. Invece queste, devo dire che sono abbastanza comode e robuste. Rispetto alle Sundara, il padiglione mi sembra meglio. Forse sembrano un po' più piccole delle M1060. Da notare che c'è scritto anche L ed R, mentre sulle M1060 non c'è, era un po' ogni volta faticoso capire qual era il verso, perché hanno il verso. Qui ci sono i cavi originali, che sono molto belli. Sono telati. Quelli della Sundara non sono affatto belli come questi. Sembrano più deboli. Questi sembrano più robusti. Allora, attacchiamolo alla scheda audio. Di lavoro a Via Nazionale, ti servirò frappè fatto col cuore al civico 19. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas mon changement qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Ho ascoltato giusto qualcosa di mia produzione, perché per via del copyright. Si avvicinano molto alle Sundara, così a caldo, senza fare però un test A/B. Sono molto superiori, proprio così, sempre a caldo, rispetto alle M1060, perché suonano più compatte, sia il basso e sia le alte sono migliori. Non mi sembrano così scure come le M1060. Ripeto, a livello costruttivo mi sembrano migliori. Le voglio confrontare al volo con le Sundara. Queste sono le Sundara. In realtà le Sundara sono molto molto compatte, piccole e sono leggere. Da questo punto di vista Lifeman ha fatto veramente un ottimo lavoro. Guardiamo, guardatele. Queste qua sono le Sundara, che sono molto più piccole e più compatte rispetto alle M1070. Anche se le M1070 sembrano più morbide però rispetto a queste qui. Queste sono molto rigide, proprio a toccarle. Sono molto rigide. I padiglioni sono più piccoli, però sono più leggere, sono più compatte. Mentre queste pesano un po' di più, almeno un etto e mezzo di più. Però sono molto molto comode queste qui, devo dire. Anche queste però sono comode, però queste si sente che sono più leggere e che magari sono più adatte per lunghe sessioni. Comunque ho dimenticato di dire che sono tutte e due cuffie magnetoplanari. Più o meno sono la stessa fascia di prezzo. Queste nuove stanno 3,50, queste anche poco di più di listino. Però su Amazon, ma proprio la Monoprice le sta scontando in questo periodo fino a 240 euro di costo. Allora, io voglio fare una cosa però. Le voglio mandare in play tutte e due e voglio vedere come si comportano l'una rispetto all'altra. Allora,
interessante, molto interessante. A parità di specifiche che non ricordo bene, ma queste dovrebbero essere 32 ohm e queste qua non saprei, le M1060 sono tipo 50 ohm. Queste a parità di volume di scheda audio suonano più forte rispetto alle Sundara. Le M1060 suonavano abbastanza più forte delle Sundara, mentre queste ci si avvicinano. A caldo, queste suonando un po' più forte di queste, proprio a parità di volumi, potrebbe un po' ingannare questo fatto, ma proprio a caldo, queste sembrano che suonano un pochettino meglio di queste. Mi sembra che suonino più equilibrate e più ariose. Queste hanno un suono molto compatto, le Sundara, mentre questo qua sembrano quasi essere più definite, più areose. Proprio sul sound stage del suono sembrano meglio distribuiti i suoni, proprio nell'ampiezza stereo. Ma questo è argomento per un prossimo video, proprio in cui andremo a testare queste due cuffie e andremo a vedere quali sono le differenze.